tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ruba un giubbotto e cerca di venderlo su Facebook. La polizia di Fano lo scopre in pochissimo tempo e lo denuncia. Giorno della memoria, Marika Kaufmann e i giovani, non siate indifferenti, dovete sapere quello che è successo nei campi di sterminio. Muore alla guida dell'auto mentre viaggia in superstrada di rientro a casa. Le scogliere si faranno, ma è polemica tra i bagnini e i residenti di Sassonia Sud. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Un uomo che decide di entrare in un negozio, fare acquisti, in realtà esce rubando un giubbotto, poi la brillante idea di pubblicare la foto e di venderle, tentare di vendere il capo d'abbigliamento su Facebook. La segnalazione è arrivata alla polizia, che in pochissimo tempo ha rintracciato l'uomo e lo ha denunciato. Epilogo lampo per il furto al Prodi Sport. In poche ore è stato risolto con l'individuazione del ladro grazie alle telecamere di videosorveglianza e all'operazione portata a termine dalla polizia, che ha subito attivato le indagini. E proprio agli agenti del commissariato di Fano vanno i ringraziamenti del titolare, Sauro Prodi, che ha annunciato tramite i social network la vicenda e il lieto fine. L'episodio risale a sabato scorso, quando intorno alle 17:30 una famiglia composta da padre, compagni e due figli è entrata nel locale di Viale Piceno, dove è rimasta per poco tempo. Hanno provato qualche capo di abbigliamento e poi sono usciti a mani vuote, o almeno così è sembrato ai commessi, che poco dopo si sono accorti che mancava un giaccone del valore di 400 euro circa. Così il titolare, che aveva già subito due colpi nel negozio di Pesaro, di cui l'ultimo a fine dicembre, ha deciso di sporgere denuncia consegnando ai poliziotti tutte le registrazioni video. Dalle immagini si è scoperto che quel padre di famiglia, meno di 23 anni, domiciliato a Fano, aveva tolto dal giubbotto la placca antitaccheggio, lo aveva nascosto in un borsone ed era uscito dal negozio senza destare sospetti. Il suo errore poi è stato quello di provare a vendere la merce rubata su Facebook. Il giovane ha infatti messo una foto dell'indumento sulla pagina del mercatino dell'usato, chiedendo ai possibili acquirenti la modica cifra di 150 euro. A quel punto gli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, una volta scoperta l'intenzione, si sono finti interessati al capo d'abbigliamento, hanno contattato il venditore e si sono accordati per l'acquisto. Dopo i primi ripensamenti del ragazzo, si è presentato all'appuntamento, dove però ha avuto la brutta sorpresa. Di fronte a lui, infatti, c'erano i poliziotti che lo hanno fermato e denunciato a piede libero per furto aggravato. La merce rubata invece è stata riconsegnata questa mattina in commissariato al commerciante fanese. Come tanti altri casi, anche in questa vicenda si è dimostrata fondamentale la collaborazione tra le forze dell'ordine e il cittadino, e in particolare la denuncia del colpo subito, anche se di piccola entità. Denunciare un furto non è che penso che sia un diritto, ma anche un dovere, no? In fin dei conti era giusto farlo così, però io sono contento perché ho avuto l'impressione fin dall'inizio che ci fosse molta professionalità e serietà. Era una cosa, diciamo, non eccezionale, però in poche ore, comunque, quando le forze dell'ordine compiono, diciamo, tra virgolette, il loro dovere, è anche piacevole così dare un riconoscimento alle persone che lavorano per questo, ti fanno sentire anche un pochino più contento. In questo caso sono state fondamentali anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Beh, certo, noi ne abbiamo, adesso non saprei quantificarle con esattezza, ma almeno penso una decina. Noi siamo sempre avvalsi della videosorveglianza, di tutti gli impianti di allarme sofisticati, molto simili a quelli, sono identici a quelli delle banche. Abbiamo sempre investito in questo, però la tecnologia è una cosa molto importante, perché in pratica non se ne può fare più o meno in tanti settori, compreso questo. Però in questo caso penso che è la persona, le persone hanno fatto la differenza. Si sono prodigate in modo esemplare e a loro vanno i complimenti.
E di come prevenire i reati negli esercizi commerciali se ne è parlato questa mattina nella riunione presieduta dal prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Durante l'incontro Pizzi ha rimarcato l'importanza di installare gli impianti di videosorveglianza o di altri sistemi di sicurezza passiva di nuova tecnologia che consentono di allertare immediatamente le forze di polizia. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Federico Corsini, il ventenne morto insieme all'amico Claudio Costagliola nel tragico incidente accaduto venerdì notte lungo la statale Adriatica vicino al centro storico di Pesaro, all'altezza del Curvone. Non è chiara infatti la causa del suo decesso perché mancano segni esterni evidenti che possano spiegare una morte causata da eventi traumatici. Federico quindi potrebbe essere stato colpito da un malore e per questo la sua auto, la Twingo, con a bordo altri compagni, in tutto erano quattro, poi essere uscite fuori di strada. La magistratura intanto ieri sera ha dato il nulla osta per lo svolgimento dei funerali del 25enne Claudio Costagliola, che sono stati fissati per domani mercoledì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Montecchio di Vallefoglia. L'Olocausto, 71 anni dopo. La tragedia è stata raccontata questa mattina agli studenti di alcune scuole fanesi. Fano accolto con grande partecipazione e attenzione alla preziosa testimonianza di Marika Kaufmann, moglie di Shlomo Venezia, sopravvissuto ad Auschwitz e membro del Sonderkommando al crematorio di Birkenau. La sua visita alla città della fortuna si è conclusa con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide posta all'ingresso della residenza municipale dedicata ai superstiti dei campi nazisti che furono ospitati per 3 anni a Fano, dove trovarono generosità e accoglienza. Proprio la memoria, infatti, è il filo conduttore degli appuntamenti promossi dal Comune di Fano per non dimenticare. Le iniziative hanno preso il via lunedì alla Mediateca Montanari, dove Marika è stata accolta da una sala aggremita e silenziosa di insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Con voce bassa ed estrema lucidità ha raccontato la storia di suo marito, dall'infanzia alla deportazione in massa degli ebrei, dall'allontanamento dai suoi cari una volta arrivato ad Auschwitz, al lavoro nel forno crematorio, da quel numero tatuato sul braccio alla voglia di vivere ad ogni costo. Con dovizia di particolari ha spiegato come trascorrevano le giornate prigionieri tra il freddo pungente, il cibo scarso e il lavoro massacrante, sempre con la paura della morte che attanagliava ogni istante, fino a quel 6 maggio 1945, quando Shlomo fu liberato dagli americani in Austria. Un racconto secco, intenso, a tratti spietato, che non lasciava quasi trasparire emozioni, perché Marika non vuole impietosire nessuno, ma solo mantenere viva la memoria di suo marito. Così come ha fatto anche oggi durante una seduta monotematica del Consiglio Comunale, dedicata al giorno della memoria, e che per l'occasione si è svolta nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, alla presenza di autorità civili e militari e di decine di alunni delle scuole superiori fanesi. Purtroppo i genitori di questi ragazzi non sanno nulla, non per colpa loro, ma perché a scuola non se ne parlava. I miei figli, che hanno più di 50 anni tutte e tre, a scuola sì, Primo Levi un pochino e il diario di Anna Frank, però non si parlava di Shoah come adesso. Professori non erano neanche all'altezza, non sapevano, i genitori non sanno. Il nostro vescovo ieri ha detto che bisogna far sì che quello che è successo non accada più. Ecco, quindi secondo lei che cosa si può fare per evitare tutto questo? Di stare attenti e di non lasciare che parlino male di una cosa che non conoscono. Perché se io non dico che io sono ebrea, dove vede lei che io sono ebrea? Io sono una cittadina italiana, punto. Quando l'anno scorso il Papa Ratzinger, 2 anni fa, Ratzinger venne in sinagoga, lo storico è andato a riceverlo dietro la piazza 16 ottobre. Ha detto, padre, santità, non so bene come l'ha appellato, qui sono stati deportati 1023 cittadini italiani il 16 ottobre 1943. Questo capire che si è cittadini. Non importa se poi uno è cristiano, è cattolico o è musulmano, però che deve stare nelle regole. Questo è.
Io rispetto voi, voi rispettate me. Per commemorare le vittime dell'Olocausto alla Mediateca Montanari di Fano, mercoledì 27 alle ore 18, verrà presentato il libro Pop Shoah, immaginari dello sterminio ebraico, mentre fino a giovedì rimarrà allestita una mostra di documenti fotografici ed archivio. Un'occasione quindi importantissima per la nostra città, per la nostra comunità e un'occasione soprattutto per essere coerenti con quello che era il dettato di Primo Levi: quando non è possibile comprendere è necessario però conoscere, e quello che noi molto umilmente in questi 3 giorni stiamo provando a proporre alla città è esattamente questo: conoscere la pagina più buia del Novecento e impedire che si possa in qualche modo ripetere nel futuro. Dramma sulla superstrada a Fano oggi pomeriggio intorno alle 17.30. Un uomo di 60 anni, residente a Fossombrone, Renato Zuccarelli, è morto improvvisamente mentre era alla guida della sua auto. L'uomo, impiegato come responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Serrungarina, stava procedendo in direzione Monte quando all'altezza dello svincolo dell'autostrada 14 si è accasciato sul volante ed è deceduto sul colpo, probabilmente colpito da un infarto. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 non c'è stato più nulla da fare, sul posto anche la polizia stradale e il commissariato di Fano. Ed ora le immagini di questo spettacolare incidente sulle Siligate all'altezza del bivio per Fiorenzuola alle 12.20, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Un'auto grigia è uscita fuori strada battendo un palo della luce e capottandosi. Secondo quanto riporta il sito online del Resto del Carlino di Pesaro, il conducente è rimasto ferito in modo lieve. Coinvolta anche un'altra auto, una Citroen bianca, dove invece il conducente non ha riportato conseguenze. Sul posto anche la polizia municipale. Anche quest'anno il maestro pasticcere Ceresani ha presentato un dolce dedicato al Carnevale di Fano. Vediamo qual è. Non c'è carnevale che tenga senza i dolci del caffè del pasticcere e le creazioni a lui dedicate da uno dei maestri della pasticceria fanese e nazionale, Stefano Ceresani. In quello che ormai è divenuto un appuntamento irrinunciabile nelle settimane del carnevale, alla presenza di amici e istituzioni locali, il vulcanico pasticcere ha illustrato il suo omaggio a questa edizione del 2016. Perché qui il carnevale è una cosa seria, tuona subito Ceresani, e quindi impone ricerca e innovazione. E allora spazio alle ricette di antichi liquori al cioccolato, con la certosina opera di ricerca negli archivi del suffragio e nota attuale le castagnole vegane. Poi la puntata storica la fa il professor Berardi, che rispolvera al pari dell'antica pozione un detto popolare del 22, per il quale i rivali pesaresi utilizzassero il carnevale di Fano come scusa per saggiare il fondoschiena delle donzelle fanesi. E sul campanilismo Ceresani va giù forte e invia all'attuale sindaco pesarese un messaggio molto chiaro: l'arco d'Augusto non ce lo puoi portare via, è nostro. Hai caricato di simbologia un monumento fanese per eccellenza. Perché c'è un Pinocchio e una macchina? Spiegaci questa cosa. Dunque, la macchina ovviamente era soltanto decorativo per dire che lì c'era un passaggio comunque, no? C'è sempre un passaggio, no? E mi sono ricordato dell'amico Matteo Ricci, che è un grosso cliente del caffè del pasticcere, e ormai è diventato un amico, che quando va a Roma passa qui, fa colazione al mattino con i suoi collaboratori, e molte volte al mattino lo vedo, spessissimo lo vedo. Siccome stanno ristrutturando a Pesaro la piazza della palla di pomodoro, no? Giusto? Voglio dire, mandare un messaggio a Matteo: non ci rubate, non ci prendete, non ci portate via anche l'arco d'Augusto. Questo è de fan, al mamma lì, capite? Contorniato dalle belle miss, il maestro Ceresani illustra la tavola imbandita per l'occasione, dove oltre a campeggiare la torta dedicata al carnevale, a base di fondente al cioccolato, c'è un tripudio di fanesitudine e simbologia. Cornucopia della fortuna con castagnole, il suddetto arco d'Augusto,
un ombrello rovesciato pieno di dolci, antesignano del più moderno prendigetto, il porto e il mare, con una barca a vela in purissimo cioccolato e una pignatta di brodetto alla fanese, dove, anziché i pesci, sguazzano i baci da fano. Tutto commestibile, tutto frutto della maestria e della fantasia di Stefano Ceresani, uno degli indiscussi protagonisti dell'arte pasticcera fanese. Un applauso. Adesso la foto che vi mostriamo è quella che ci ha mandato un nostro telespettatore. È una foto che ha scattato a Rimini. Si tratta di un necrologio funebre per la morte di un cane. Come vedete è stato affisso insieme agli altri manifesti. E nel necrologio si legge: la famiglia Paesani annuncia la scomparsa del loro caro Dante. Eri un animale da tutti considerato tale. Per noi eri una persona. Riposa in pace. L'ha voluto un ristoratore riminese che si chiama Claudio Paesani per ricordare appunto il cane della sua famiglia morto giorni fa. Ed è un'immagine che sta facendo parlare tantissimo in questi giorni sui social network. E con questo chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Fano TV.